Ciao a tutti, ecco qua per un altro giorno su This World of Mine. Dovrebbe essere il giorno 7, se non mi ricordo male, mi ero fermato lì. Giusto, giorno 7. Allora, non è successo niente di strano, Pablo è stato curato, ok. Allora, quindi, buon Pablo, adesso lo mando... un po' zoppicante. E adesso poi appena posso devo cercare di fare un altro letto, così che si riposi. Allora fare i pannelli, praticamente vado a chiudere ancora qua sopra. E l'ordine è sempre lo stesso, voi non potete scegliere, se non sbaglio è questo e poi ce n'è uno qui. Poi dopo avete finito di, diciamo, di rattoppare la casa. Poi a quel punto lì prendo e mi... come si dice? Mi costruisco un altro letto, perché così faccio dormire durante il giorno 2. Dato che ne ho due feriti, almeno se dormono durante il giorno riescono a recuperare dalle ferite. Intanto guarda, Bruno gli faccio spaccare la legna, lo faccio spaccare questo e questo qua sotto. A lui che è ferito, lo lascio seduto. Qui intanto... quanto mi serve ancora per fare... dunque... ciao, facciamo... e chi è questo? Questo qui non l'avevo ancora... questo vediamo un po'... c'è qualcuno alla porta... il resto è per te... prendi tutto... sì. Ciao, mi chiamo Mary. Sono stato distrutto durante... potrei stare con voi. Ma sono bravo ad aggiustare le cose. Se avessimo degli attrezzi, potrei rendere più... che figata. Sì, è vero, come ho detto, ogni tanto vi si aggiunge qualcuno. Ma questo non l'avevo mai visto. Io mi era successo che si era aggiunto un signore, un anziano. Sono un vecchio di 70 anni. Tipo così esordiva. Ma certo che puoi stare, cioè... andiamo... è apparso... ah, eccolo... tutto fare... quindi se lui... allora... è tipo... funzionerebbe tipo il cuoco, penso... sì... perché tipo... il cuoco vi fa risparmiare sulle... sull'acqua e tutto... quindi lui dovrebbe far risparmiare... sulle, ecco, cazzarola. Cioè, per non dire, perché questo costa 10, qui costa 8 e 6. Risparmia tanto. Questo è sempre 3. Ma quindi anche per caso non mi... non so, mi sembra che costa 5. E questo cambia... questo apre un mondo, perché... quindi, niente, vai. Trovato il genio della lampada. Anzi, aspetta. Prima di fare quello... ti faccio fare proprio il letto. Vai, vai. Buon. Perché così, vedete, mi vanno in recupero. Ah, non mi serve neanche questa legna qua sopra, poi me la tengo più avanti. Dunque, allora, qua mi ha fatto l'alcol. Neanche veloce a fare queste cose. Mm.
Allora adesso, quindi, poi dopo mi costruisco. Amico, se sei l'addetto, che mi sa che fa risparmiare. Se fai risparmiare anche su queste cose, diventi il mio eroe. Che tipo, l'altra volta quando mi si era aggiunto, quello lì era, diciamo, inutile perché aveva un'abilità che non. Cioè, non ho trovato un modo di utilizzarla. Questo figata, sono contento di batterlo. Ah, okay, questo è ancora vecchio dal giorno prima. Perfetto. Poi tu sei stanco. Vai a dormire. O no? Anzi, così. Bruno è a posto. Perfetto. Tu vai a dormire. Perfetto, così tengo. Perché sei, non sei. Perfetto. Adesso poi dopo metto fissi a dormire uno dei due. Ah, basta dormire. Madonna, cioè, sei un elfo che basta dormire 5 minuti? Questa cosa è esaltante, eh. Sto tizio qua è il mio mago. Guardate, costa di meno tutto. Ma questo sta 10 normale. Madonna. E niente, adesso però purtroppo mi serve molto più cibo. Quindi voglio provare ad andare al supermercato. Tu rovisti. Allora, Bruno dorme nel letto, lui dorme nel letto, tu fai la guardia e preparati. Dunque, ok, andiamo così. Nel supermercato, allora, c'è questa possibilità, mi sa che io ho trovato. Ok, allora. Praticamente ci sono due eventi che io ho visto che mi si sono sempre ripetuti. O trovi dei tizi amichevoli fin quando non gli fai niente, oppure c'è questa scena qua bruttissima del soldato che cerca di saltare addosso alla tizia. Fatto sia in modo, cioè, che facevano tutto loro, cioè, che lo sia provate a lasciare andare. In questo caso preferisco acchiapparlo e farlo. Diciamo, stare zitto e non provare a fare niente, perché non mi piacciono questi bulli qua. Col cavolo che non puoi. Sì. Già così non mi piace, no? Poi dopo succede. Adesso vi faccio vedere. Succede anche. Mi spiace, devo restare a casa. Questo qui, molto antipaticamente, tira fuori il fucile, gli tira una mazzata. Adesso poi lei scappa, però parte tutto, ci ho guadagnato una bella cosa adesso. Zacchete, ta-tan! Bel fucilozzo d'assalto. Allora, dunque, adesso devo cercare il cibo. Perfetto. Allora, per adesso prendo tutto, poi lascio so giusto il cibo. Allora, qua fuori c'è una rana. Però qua ce n'è una, giusto? Lo puoi raggiungere quel luogo, devi far solo un giro un po' strano.
Allora, questi li lascio qua. Il tabacco anche questi, perché mi servono molto di più queste cose a me adesso. Allora, qua. Niente, andiamo. Dai, veloce che ho anche poco tempo, perché sto supermercato qua è gigante. E devo trovare il cibo, perché mi serve il cibo poi per dopo. Ok, l'acqua, perfetto. Poi sfondo questa porta qua. Oh, grande. Questo qua mi serve le parti di armi. Adesso che ho il mitico aggiustatutto, le medicine, queste qua. Sfondo la porta, bravo. Perché poi dopo è grandissima come zona. Ok. Qua mi prendo giusto uno di questi. Eccolo qua il cibo in scatola. Che agilità, eh? Un gatto. Vediamo un po' se trovo dell'altro cibo. Devo far veloce prima che finisce il tempo. Cibo, ma te però un sacco di materiali che mi servono adesso che c'ho il tutto fare, la giusta. C'ho Ralph aggiusta tutto, eh? Non Ralph spacca tutto. Madonna. Muoviti, muoviti. Perfetto, ancora cibo. Adesso vediamo qua cosa c'è. Allora, zucchero. Vabbè, posso scendere diretto? Perfetto. Adesso poi per scendere scendo qua. Acqua, perfetto, le munizioni. Questi qua mi servono. Questi anche mi servono. Cosa mi tiro via? Ah, cavolo, Madonna, quanta roba. È vero che qua è gigante il sto posto. Ah, devo per forza passare di. Che qua e qua c'è. Ci sono le cose interessanti. Delle cose interessanti sicuramente. Perché. E poi c'è anche tutto qua da vedere. Quindi. Adesso che diciamo che bene o male è sicuro perché ho fatto. Fatto l'evento. Anche con i. Però questo è quello migliore di evento. Perché se c'erano i tizi, i tre tizi. Cioè, anche loro vistavano e mi fregavano a me la roba, no? E cioè, io non potevo riprendere a meno che di non far casino. Cioè, il problema è che io disarmato e loro con i mitragliatori facevo io una brutta fine. Quindi, boh, scappando così velocissimo, vi aspetto per il prossimo video. Un saluto e ciao ciao.